Discende da ieri e il domani è frutto per forza del passato. Queste sono parole di Le Goff e personalmente le condivido appieno. Molti oggi hanno dimenticato che tanta storia europea sia stata la storia della nostra Italia. E in Europa, e forse anche in Italia, molti hanno dimenticato questo particolare. L'argomento di cui si parla stasera sta proprio in questa nostra Europa, nella nostra Italia, con quei viaggiatori che nell'antichità hanno unito i popoli e i territori. Nell'antichità infatti viaggiavano soprattutto commercianti, ma poi anche pellegrini e monaci. I pellegrinaggi come tali iniziano da Costantino e proseguono anche dopo il primo secolo, dopo la caduta dell'impero, quando le strade erano ancora sicure, e verso i luoghi di culto europei, principalmente Santiago, Roma e Canterbury, e sempre per ottenere le indulgenze. Volevo far vedere quelle. Queste sono antiche immagini di pellegrini. Ne vediamo qualche altra? No. Ancora altre immagini di pellegrini, ecco un pellegrino con il bastone, la borraccia, che è una zucca dove si conserva l'acqua, e la bisaccia. C'è un particolare, sulla bisaccia in particolare, il liceo ha curato una ricerca e i ragazzi hanno preparato degli esempi dell'antica bisaccia. Avremo occasione con la professoressa che ha curato proprio il progetto in un prossimo incontro. Ecco, questo è ancora un viaggiatore però più moderno, un viaggiatore più moderno. Il pellegrino a quell'epoca aveva un abbigliamento tipico e sostanzialmente non è cambiato granché nel tempo, l'abbiamo visto. Un bastone, un mantello ampio che doveva servire anche come coperta per poter dormire la notte, una bisaccia in pelle di animale morto per ricordare che tutti dobbiamo morire, un cappello a falda larga per proteggersi dalla pioggia, ma anche dal sole, e sul quale in tempi moderni vengono inserite piccole spille per ricordare i luoghi di attraversamento. Bisogna comunque ricordare che la figura del pellegrino non è solo quello che conosciamo noi cattolici, ancora più importante forse è quello musulmano verso la Mecca, pellegrinaggio che è un pilastro di quella religione.
Prima dell'anno 1000 ritroviamo una serie di documenti che descrivono i luoghi di transito di tanti fedeli che da pellegrini si recavano nei luoghi di culto molto famosi, e questi pellegrinaggi divennero molto più numerosi con il passare dell'anno 1000, quando con il passare del millennio non vi era stata nessuna fine del mondo e perciò la fede riconquistò forza, e come ringraziamento i pellegrinaggi ripresero ancora con più forza di prima e si camminava verso i luoghi di culto più importanti, Roma e Santiago, ma anche verso Gerusalemme, dove era permesso il passaggio pagando un pedaggio. Innumerevoli perciò sono stati i viaggi effettuati da tanti pellegrini che per ragioni devozionali si recavano a Roma e poi in Terra Santa, e in tanti ci hanno lasciato testimonianze scritte che permettono oggi una conoscenza molto puntuale di quelle strade. Da qualche decennio poi vi è stata la riscoperta del cammino dei pellegrini che da tante parti d'Europa si recavano a Santiago di Compostela, e da decine e decine di migliaia hanno ripreso il cammino a piedi attraverso sentieri e tante strade, a volte anche polverose. Questo a Santiago. E in Italia? Anche in Italia esisteva un simile percorso di pellegrinaggio, era la Via Francigena, e come era successo per il cammino spagnolo, anche il percorso della Francigena giaceva dimenticato in parte sotto l'asfalto delle autostrade o delle asfalto delle statali, che col tempo avevano ricalcato il tracciato delle strade principali del Medioevo e dell'età romana. L'interesse di ripercorrere a piedi le antiche strade per raggiungere prima Santiago o poi Roma o Gerusalemme non è stato limitato ai soli studiosi, ma anche a tanti fedeli che hanno voluto riprendere il cammino a piedi verso questi luoghi ricchi di fascino e di devozione, ed in tanti hanno cominciato a segnare sentieri ed antichi percorsi. Si è cercato, ove possibile, recuperare il tracciato originario, noi stasera ne vedremo uno, ma a volte si è scelto di deviare dal percorso storico in favore di sentieri e strade meno trafficate e più sicure, con l'intendimento di sviluppare anche per la Via Francigena il tesoro turistico che si è sviluppato con la scoperta del cammino di Santiago. La Via Francigena è la strada percorsa da Sigerico, arcivescovo di Canterbury, nel 990 d.C. per raggiungere Roma da Canterbury, per ricevere il pallium dalle mani di Papa Clemente XV. Sigerico elenca nel suo manoscritto 79 tappe, descrivendolo con precisione sia il percorso che i punti di sosta, un itinerario che attraversa nella geografia moderna 7 regioni italiane: Lazio, Toscana, Emilia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Poi, oltre le Alpi, i cantoni svizzeri di Vaud, di Valais e quindi in Francia. E poi da qui verso Calais per raggiungere la contea di Kent a Canterbury. Un percorso di oltre 1800 km in territori che oggi si trovano al centro di un progetto di valorizzazione ed è un progetto europeo. La Via Francigena di Sigerico, infatti, è stata la principale via di comunicazione tra Roma e il nord, un paesaggio strategicamente importante, disseminato di castelli, abbazie, monasteri, che assicuravano il controllo del percorso e la cura per i viandanti. A partire dal IX secolo, la strada comincia ad essere nominata Via Francigena, ovvero strada che proviene dal regno dei Franchi, ma essa si riferiva a tutto il percorso che portava i pellegrini verso Roma e poi verso la Terra Santa, passando dalla Puglia e dai luoghi di pellegrinaggio di Monte Sant'Angelo e di San Nicola di Bari. Un'altra grande importanza e un nuovo impulso allo sviluppo dei pellegrinaggi medievali sulla Via Francigena fu dovuto anche all'istituzione del Giubileo, voluta da Bonifacio VIII nel 1300, con Roma fulcro della cristianità. Vediamo un'altra immagine. Ecco, questa è la Via Francigena che da Londra, da sopra Londra, Canterbury, attraversa tutta la Francia e l'Italia fino a Roma e poi prosegue verso Brindisi per Gerusalemme. Fin dall'antichità esisteva in prossimità della costa adriatica della Puglia una mulattiera
che collegava tutti i luoghi di Via Raschi, per cui, facendo riferimento a questi percorsi protostorici, in età di Roma imperiale, il geografo Strabone, nel 64 a.C., affermava che la rotta più diretta per coloro che salpano dalla Grecia o dall'Asia è quella che porta a Brenteso, cioè a Brindisi, ed è qui che approdano tutti quelli che devono andare a Roma. Ci sono due vie che portano da Brindisi, Brenteso. La prima è una mulattiera che passa attraverso il territorio dei Peuceti, dei Peucezi, chiamati Pedicli, e poi attraverso quelli dei Dauni e dei Sanniti, fino a raggiungere Benevento. Su quella via c'è la città di Egnazia. Questo sto riprendendo il discorso di Strabone. L'altra via che passa per Taranto volge un po' verso sinistra, allungando l'itinerario di circa un giorno. È chiamata via Appia ed è maggiormente praticabile per i carri. Entrambe le vie, dopo essere partite da Brindisi, si ricongiungono presso Benevento in Campania. La lunghezza complessiva da Roma a Brindisi è di 360 miglia. Su questo itinerario Orazio Flacco, nel 37 a.C., con la più famosa delle sue satire, descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi con la sosta proprio ad Egnazia. La via Appia, strada romana, era stata costruita nel 312, nell'anno 312 a.C. dal censore Appio Claudio il Cieco e collegava Brindisi a Roma attraverso Taranto. Vediamo, eccola, è quella bianca. Tra il 108 e il 110 d.C., invece, l'imperatore Traiano utilizzò le strade mulattiere protostoiche, già percorse da Strabone e da Orazio, e provvide a realizzare una nuova strada che da Benevento raggiungeva Brindisi costeggiando l'Adriatico, che è quella che vedete sul colore rosso. Quest'opera, molto importante, rappresentò per secoli un esempio straordinario della capacità dei romani come grandi costruttori di strade. Il tracciato vide la realizzazione di ponti, viadotti, opere di ingegneria che destinarono a lungo e destarono in tutti l'ammirazione. Oltre a queste vie importanti, rettilinee, lastricate e con ampi tratti, esisteva una fitta rete di percorsi minori, ramificati nei territori delle colonie e dei municipi, che erano tutti di raccordo con la viabilità principale. Nel 114 d.C., per celebrare il completamento dell'opera a Benevento, venne eretto un grande arco trionfale. La via Appia fu una delle meraviglie realizzate durante l'impero romano. Infatti, a quell'epoca le strade rappresentavano il meglio della capacità costruttiva proprio dei legionari romani. Il tracciato della via Appia Traiana, oltre che dai monumentali manufatti che abbiamo detto esistenti sulla strada, è rilevato da numerosi documenti fatti proprio da questo itinerario di Galenze del 333-334 d.C. Esso è il diario di viaggio e costituisce il primo racconto della storia di un pellegrinaggio nei luoghi santi di Palestina. L'anonimo pellegrino, probabilmente un funzionario statale di relativo seguito, parte nel 333 d.C. da Bordeaux, in Francia, Burdigala, e attraverso il fitto sistema viario dell'impero si lega nei luoghi di Gesù. La notazione delle distanze tra i diversi punti di sosta, cambio di cavalli, è proprio tipica e costituisce un'agevole guida per i viandanti dell'epoca. Dalla lettura del testo si desumono diversi fattori utili a ricostruire lo status del pellegrino di Bordeaux. Innanzitutto egli si serve di stazioni di posta imperiale esistenti, situate lungo tutte le vie consolari. Per usufruire del sistema di cambio postale è in possesso di documenti autorizzativi, ovvero dei documenti specifici proprio per poter viaggiare tranquilli. Già da questo elemento possiamo apprendere che il redattore è un uomo di Stato in possesso di titoli amministrativi proprio per poter passare attraverso queste stazioni. La differenza tra la Mancia e la Mutazio erano particolari perché interessavano proprio il problema del cambio dei cavalli. L'itinerario prosegue con una prosa scarna, molto tecnica, e l'importanza documentaria è proprio perché deriva e si costituisce proprio un fatto importante, perché l'uomo che l'ha letto in secoli successivi si è reso conto. È un documento storiografico di grande importanza e che va tutto sotto
il titolo di itinerario bodegalense. L'itinerario bodegalense è particolare perché all'andata non viene dall'Italia, ma segue la Jugoslavia, l'Albania e va a parte interna della Mesopotamia, il Medio Oriente e arriva a Gerusalemme. Il ritorno invece lo si fa attraverso Roma, il 5 siamo sempre in Albania, Brindisi e da Brindisi si sale verso Roma e da qui si ricongiunge praticamente nel nord Italia al numero 2, appunto 2. Non è l'unico, chiaramente questo itinerario bodegalense è molto importante, però è anche importante la tavola provinciale, che anche questa è quella che segue un po' e parla della nostra Ignazia. Molti sono stati gli itinerari dell'epoca, l'Agostino Imperatoris, un cosmografia dell'anonimo Ravennate, poi ancora un itinerario di Bernardi, monaco di francese, Liber Guidonis in varie storie del XII secolo e il diario di un Murca Perrula del 1152. Sono tutti percorsi storici che hanno lasciato la traccia in documenti. Questo per esempio è molto importante, quest'ultimo, perché c'è la variante che portava verso Siponto all'interno, cioè scendendo da Roma. Questa è la famosa linea dell'Arcangelo Gabriele, la linea retta, e che passa proprio dal Gargano. Il passaggio del Gargano era importantissimo e all'epoca tutti questi itinerari nella zona di Siponto viaggiavano verso l'interno e andavano sul Gargano proprio per visitare la grotta dell'Arcangelo, e da lì poi si scendeva verso Bari e si passava sempre da San Nicola, ed ecco il motivo per cui poi tutti i viaggiatori scendevano sulla praticamente la via Adriatica, quella che era Traiana, e attraversavano finché è esistita Ignazia per raggiungere Brindisi. La linea Sacri San Michele è importantissima perché è una linea retta che parte dall'Irlanda e arriva fino a Gerusalemme. Secondo questi documenti, il tracciato della via Appia Traiana, partendo da Benevento, raggiungeva la provincia di Foggia con una deviazione, come dicevo prima, che raggiungeva Lucera e Siponto, e poi Stornara, Cerignola, Canosa, Antia, Corato, Ruvo e Bitondo. Di qui la via Traiana si biforcava, con un percorso interno che toccava Cede del Campo, Rutigliano, Conversano, Monopoli, con la Stazio ad Veneris, che in verità è verso Conversano, per raggiungere Ignazia e poi scendere giù attraverso l'antica via Minucia. L'altro percorso raggiungeva direttamente Bari e successivamente attraverso il litorale Ignazia. Questo secondo tracciato fu quello che poi nel corso del tempo fu privilegiato per l'importanza assunta dal porto di Bari per i collegamenti con la costa orientale adriatica. Dopo Bari la strada toccava la masseria di Vito Luigi, Mutazio Turres Giuliane, la Torre di Pagnola, Mutazio Turres Aureliane, Torre d'Orta a Monopoli e poi a Ignazia. Successivamente la strada raggiungeva Torre San Leonardo, Mutazio ad Decimo, Torre Santa Sabina, Speluncas e infine Brindisi. Anche a Brindisi il complemento della strada venne celebrato con un monumento di cui è traccia ancora oggi, con una statua marmorea ed una iscrizione che adesso sono nel Palazzo Montenegro. Non mi soffermo su Ignazia. Ignazia è il nome anche di un'altra importante antica strada romana, costruita nel 146 e 120 a.C. e poi estesa nel III e IV secolo d.C. All'inizio fu usata solo per ragioni di espansione militare, ma poi divenne un sistema viario esteso per varie decine di migliaia di chilometri in tutto il mondo allora conosciuto e denominato Impero Romano. Esso collegava l'Occidente con l'Oriente e attraverso esso i prodotti del settore adriatico
penetravano in Oriente attraverso i Balcani e viceversa. La via Ignazia era il logico proseguimento dei Balcani dalla via Appia prima e poi dalla via Appia Traiana, che collegava Roma a Brindisi, e da questo porto fino a Durazzo, che era uno dei porti più importanti nei Balcani fino alla più remota antichità. Da Durazzo la via Ignazia proseguiva verso est, attraversando le montagne dell'Illiria, la Macedonia, si raggiungeva poi il Mare Egeo. Successivamente venne prolungato fino a Costantinopoli, oggi Istanbul, per oltre 1100 km complessivi. Il nome deriva da un proconsole romano, Gneo Ignazio, che la costruì, ma per noi può essere anche un importante riferimento per la nostra Ignazia, per la nostra città, anche perché Ignazia era un luogo di grandi traffici dell'epoca. Era anche una strada strategica per l'antichità, che ha conservato vitalità anche fino a noi, e ne è prova la volontà di realizzare attraverso il cosiddetto corridoio 8 europeo, una delle 10 strade transeuropee che dovranno collegare i due mari, partendo dai porti adriatici di Bari e Brindisi, per arrivare ai due porti di Burgos e Varna nel Mar Nero, dopo aver attraversato le capitali della Macedonia e della Bulgaria. La riprova della vivacità dei traffici e degli interessi tra la nostra zona e l'altra sponda dell'Adriatico sta anche in un documento della metà del 1200, quando il re di Napoli, Carlo d'Angiò, incaricò 4 fabbricatores di monopoli a restaurare il suo castrum di Durazzo. I nostri muratori erano importanti anche all'epoca. Da questa veloce informazione storica della via Francigena passiamo a parlare della sua eventuale attualità, se ce ne può essere. L'opportunità di sviluppo rappresentata dalla via Francigena si tramuta nella possibilità di costruire e promuovere un prodotto turistico-culturale di qualità che sia motivo di valorizzazione anche per i territori marginali, spesso esclusi dalle tradizionali strategie competitive e dai grandi circuiti turistici. Sfruttando la forza delle dinamiche in rete, questi luoghi, grazie alla loro ricchezza culturale, possono configurarsi come nuovi elementi di offerta turistica, in quanto percepiti dal cittadino e dal visitatore in chiave unitaria rispetto allo scenario nazionale ed europeo. In questo senso, l'itinerario culturale si traduce in un'occasione di valorizzazione dei territori da esso attraversati. La via Francigena è dunque via di storia, via maestra, strada di cultura, un ponte tra l'Europa anglosassone e l'Europa latina, secondo la definizione sempre di De Goff. Nel 1994 il Consiglio d'Europa ha riconosciuto alla via Francigena la menzione di itinerario culturale, cioè veicolo di comunicazione e di scambio culturale tra le nazioni e le culture europee, e in seguito anche di grande itinerario culturale. Una via che, al di là del suo valore storico, assume oggi per i cittadini europei una funzione altamente simbolica, in quanto fonte di conoscenza, di incontro e di reciproco arricchimento. Nel maggio del 2015 un gruppo di parlamentari hanno impegnato il governo italiano a presentare entro il 30 gennaio del 2016 un progetto di candidatura per l'itinerario della via Francigena nella lista rappresentativa del patrimonio culturale e materiale dell'UNESCO, d'intesa con altri paesi europei. Puntualmente le problematiche culturali non seguono le dinamiche dei nostri governanti e l'impegno per ora è rimasto lettera morta. È necessario ricordare che la via Traiana seguiva per lunghi tratti il percorso mulattiere dell'antica via Minucia, per cui Ignazia, trovandosi tra questo tracciato, è menzionato anche in numerosi documenti storici. Andiamo un po' veloci perché sennò la nostra strada principale è sempre la via Appia, via Appia Traiana, che dopo Sigerico venne rinominata via Francigena. È la strada madre della cristianità e della cultura europea, ponte per le civiltà greca e la civiltà latina, collegamento tra la cultura romana e quella bizantina, tra Oriente e Occidente,
Fu attraverso questa strada che si diffuse il messaggio evangelico in Occidente e questo percorso ha fatto della Puglia, nel corso della storia, il punto di incontro della cultura euromediterranea. L'incontro di stasera, proprio in questa chiesa e in questo territorio di Ottava Grande, ha questo significato. È uno dei luoghi che all'epoca era un luogo visitato dalla Via Francigena, che passava sicuramente da Pozzo Faceto, perché a Pozzo Faceto vi era un ospizio dei Cavalieri di Malta che accoglievano i viandanti. Questa era la strada che proseguiva da qui, o meglio, da oltre Monopoli, da sopra, non interessa la nostra zona, e continuava fino a Brindisi. La nostra regione è stata terra di incontro e transito di popoli, di prodotti, di civiltà, di culture, e basta poco per ritrovare queste testimonianze, che sono ancora visibili nell'arte, nei toponimi, nella cultura ed anche nella lingua degli abitanti della Puglia. E noi non possiamo disconoscerlo, ma dobbiamo fare di tutto perché possa essere ancora valorizzato e ancora percorso una strada che è la nostra storia, che è la nostra storia e quella che può essere anche la storia di coloro che verranno ancora. Grazie. Grazie. Perché siamo qui stasera? Perché vogliamo presentare ufficialmente un lavoro sinergico fatto dalla Società di Storia e Patria con noi su un argomento che è diventato di attualità in questi ultimi periodi. Da un anno a questa parte, se avete occasione di scorrere i giornali, soprattutto il giornale del Salento, troverete periodicamente dei riferimenti alla Via Francigena e alle liti che sono sorte l'estate scorsa fra il Salento e la Regione Puglia sull'esclusione del percorso Brindisi-Santa Maria di Lecco. Questa sinergia è partita da una constatazione. Non ci siamo messi in cattedra per definire una Via Francigena che altri magari trovano riportata sui testi classici viene data per scontata. Noi abbiamo voluto solo prendere l'idea che parte dalle delibere della Regione, della Comunità Europea, della Regione Puglia, per rendere attuale un percorso, perché per le motivazioni che vi dirò, questo percorso riportato sulla delibera sia della Comunità Europea, che traccia la via Francigena fino a Roma e che poi l'allunga con la via Francigena nel sud successivamente, è la delibera della Regione Puglia. Scorgendo un poco tra le carte, tra gli input che sono venuti fuori, ci siamo accorti che la delibera regionale del 2013, la delibera in particolare numero 1174 del 2013, riportava sulle varie tappe di suddivisione della via Francigena del sud da Roma fino a Brindisi, riportava nella tappa 26, la Monopoli Torre Canne di chilometri 22, una configurazione stradale che non era ben definita e non era puntuale. Se leggete la delibera regionale, vi rimanda a Monopoli, Torre Canne, non specificando, sapete benissimo che sul nostro territorio da Monopoli a Torre Canne c'è un fascio di strade parallele per cui il pellegrino difficilmente potrebbe, in base alla delibera, definire il suo percorso. Però le varie guide che poi si sono succedute su questo argomento riportano vari passaggi e quindi noi ci siamo trovati di fronte a una difficoltà del pellegrino a definire, non in forma così definitiva, ma su una proposta ben precisa di percorso da Monopoli a Fasano e quindi poi da Fasano a Ostuni e così via. In questo
studio, in questa attenzione che abbiamo rivolto al percorso, abbiamo voluto anche coinvolgere la Prologo di Monopoli e la Prologo di Ostuni. Ognuno per parte sua sta definendo questo percorso riportato alla tappa 22 della delibera regionale. Perché abbiamo voluto fare questo? Perché chiaramente per chi percorre a piedi o bicicletta in macchina ha tante possibilità di arrivare da Monopoli a Torre Canne o a Brindisi. Però dovete anche immaginare che in macchina ci sono delle definizioni di strade ben precise, ben segnalate, ma andare a piedi da Monopoli, e io mi limito a questo tratto naturalmente, da Monopoli a Torre Canne o da Torre Canne poi a Ostuni e a Brindisi, e ci vuole una interpretazione molto più puntuale della strada. Il pellegrino va a piedi, però ha bisogno nel suo incedere di sicurezze di indirizzo per non fare strada ulteriore. Quindi abbiamo voluto appunto approfondire senza volerci sostituire a chi in altri modi e su altre pubblicazioni ha voluto dare indicazioni. Noi non diciamo che la nostra è la via Francigena, noi diciamo che la nostra è una proposta di interpretazione della tappa Monopoli Torre Canne della delibera regionale sul percorso in essere. E questo è stato quello che abbiamo detto al sindaco il 17 maggio in un incontro, proponendo questa nostra ipotesi. È una nostra ipotesi allargabile in tutti i modi e in tutte le occasioni. Però è chiaro che noi abbiamo fatto questa riflessione, e quindi poi vi dirò le varie vie che abbiamo definito, su un'attualizzazione del percorso in funzione del pellegrino, in funzione di chi cammina, e quindi abbiamo approfondito l'aspetto della sicurezza, certamente, abbiamo approfondito l'aspetto della pedonabilità del percorso, perché non possiamo far passare il pellegrino sulla statale 16 o sulla 379 dove c'è un insieme di traffico oltre che pericoloso anche inquinante. Quindi abbiamo dovuto escogitare una interpretazione di strada che salvaguardasse il pellegrino dal punto di vista fisico, gli servisse poi il percorso come riferimento per la parte culturale oltre che per l'assistenza e per il ricovero. Queste cose che dico naturalmente verranno, non ci sono oggi, però noi abbiamo aperto anche questa nostra riflessione ad una nuova associazione che si è costituita a Fasano, la 2BNB, un gruppo di esercenti BNB che spero ci daranno una mano per individuare queste aree di sosta e di riposo per i pellegrini. Quindi un percorso riadattato al contesto attuale. Quali sono le implicazioni? Naturalmente le implicazioni, le accennate sante, ce ne sono migliaia di implicazioni di un'attivazione di un percorso pedonale. Io lo definisco pedonale perché si va a piedi, ma potrebbe essere un percorso anche ciclabile, un percorso anche equestre, però è un percorso che lascia i mezzi meccanici per immergersi nella natura e apprezzare il patrimonio paesaggistico. Quando abbiamo definito il nostro percorso ci siamo trovati di fronte a alcune difficoltà, soprattutto nel sovravanzare la 379 che interseca la strada, la vecchia via Traiana distrutta dalla ferrovia e dai passaggi di strada ulteriori, e abbiamo avuto in effetti delle difficoltà di individuare un percorso che lasciasse le grandi vie di comunicazione, e su questo c'è stato di aiuto, oltre che un gruppo di pellegrini che abbiamo 2 anni fa abbiamo accolto e accompagnato fino al Dolmen, al confine con Ostuni, loro avevano delle indicazioni molto puntuali per cui li abbiamo utilizzati in questa occasione.
percorso che abbiamo individuato, poi vi accenno sulle implicazioni di ordine economico e forse anche di ordine turistico, lo dico in forma economica in senso lato. Dunque, allora, il nostro percorso parte naturalmente dai confini del comune di Monopoli. I confini di Monopoli sapete che idealmente lo vogliamo definire partendo dall'acquaparco, dove si intersecano la strada che viene dal capitolo e poi si scinde in due, la strada che va al Museo di Ignazio e quella che va verso Ignazio e Sabellino. Quindi abbiamo individuato la strada comunale 22, definita Museo di Ignazio, Golf San Domenico, Bivio per Sabelletri. Io vi do i nomi, però idealmente poi praticamente Vito ci illustrerà questo percorso sullo schermo. Quindi arrivato al bivio di Sabelletri, un bivio famoso anche per incidenti di notevole rilievo, perso la vita Necci, un grande statista, un grande personaggio che aveva ricoperto cariche notevoli nell'ambito delle imprese statali. Quindi il bivio per Sabelletri viene lasciato con una certa attenzione, perché il bivio, abbiamo detto, è pericoloso, e si prosegue sulla strada comunale Capricello-Lamie. È una strada comunale che poi a un certo punto interseca la strada, questa è la strada 39, interseca la strada 31, Burgo, Cilasina, Picello, Torre Spaccata, per arrivare dal bivio di Sabelletri a Torre Spaccata. Perché Torre Spaccata? È chiaro che quella chiesetta può rappresentare un punto di riferimento. Lasciato la chiesetta di Torre Spaccata, si prende la strada comunale 52, Torre Spaccata Cisternino, in modo da arrivare poi a Pozzo Faceto e imboccare la strada comunale 1/8, che è quella che ci ha portato qui, almeno per la parte interna. Al bivio con via Aspromonte noi lasciamo la nostra via Francigena e la consegniamo agli amici di Ostuni per il percorso ostunese. Che cosa può rappresentare una ipotesi di via Francigena per gli sviluppi che ci possono essere? Devo premettere che noi arriviamo con un notevole ritardo. Quest'estate il ministro Franceschini ha proposto e forse anche ha deliberato 15 o 20 milioni di euro per le vie francigene, e quindi su questo poi si sono scatenati un po' i movimenti locali, soprattutto in un percorso della via francigena che è quella che arriva a Roma. E quindi molti si sono attrezzati per richiamare e per utilizzare questi fondi. Ma che cosa può rappresentare una via francigena nei riguardi del territorio? Vi leggo per capoverso ciò che secondo noi può rappresentare. Può rappresentare un richiamo per l'arte, se comunque il percorso ci sono dei riferimenti di arte di qualsiasi natura, culturale, perché attraversando un territorio si acquisiscono nozioni di ordine culturale e vivibilità del territorio. Le tradizioni possono essere quelle anche che possono attrarre un gruppo di pellegrini, soprattutto in un momento in cui si torna al localismo dopo la globalizzazione che è stata messa in atto per diversi anni scorsi. Un motivo religioso, e la religione è molto presente in questi discorsi sulla via Francigena. In un incontro a Brindisi di gennaio, mi pare, c'era un rappresentante dell'opera cattolica di Biaggi, rappresentava il Vaticano. Poi una via Francigena ben attrezzata e ben pubblicizzata e ben visibile su ogni guida e carta stradale può rappresentare un richiamo per la gastronomia locale, perché è chiaro che il pellegrino, dopo un certo numero di passi o di chilometri, scegliete voi, deve anche
rifocillarsi. Un richiamo anche per l'ambiente, perché attraverso la definizione di tracciato, quindi la susseguente segnaletica e definizione del percorso, si ha un occhio anche di riguardo all'ambiente, perché non vorremmo che un pellegrino camminando incontri poi qualche cassonetto poco decente. E poi la cultura dell'accoglienza è una forse delle ultime cose, però un'accoglienza che oggi viene in modo molto generico definita indirettamente per altre questioni. L'accoglienza di un territorio nei riguardi di chi lo percorre in modo molto lento e molto rispettoso del territorio. Voglio terminare con una notizia, e quindi con quello che da noi non si fa ancora e speriamo che si faccia, che è arrivata nei giorni scorsi. Mi arriva da 5-6 anni dalla Fondazione Civita, che oggi è presieduta dall'onorevole Maccanico. La Fondazione Civita è depositaria del marchio della Via Francigena da parte della Comunità Europea. C'è un marchio, c'è un pellegrino con una sacca, e questo marchio è di proprietà ceduto dalla Comunità Europea alla Fondazione Civita. Questa Fondazione Civita ogni estate lancia un festival della Via Francigena, che coinvolge un festival che coinvolge tutti i comuni del nord di Roma, con varie attività e vari incontri specifici di arte e di cultura. Quest'anno la Fondazione Civita ha presentato martedì scorso questo festival con il tema specifico Via Francigena Collective Project 2017, Nuvole e Borghi. Su questo progetto sono intervenuti economicamente il Ministero dei Beni Culturali, l'UMPLI, l'ente nazionale del Prologo, il centro studi della Via Francigena, che ha sede a Fondi, addirittura anche una radio, ci sta pure, e trasmette anche una radio Francigena. Quindi, come vedete, le implicazioni che possono scaturire da questo percorso sono tante. Sta alle comunità che diventano protagonisti di questa scelta, di questo progetto, valorizzare questo percorso. Oggi c'è una enorme sensibilità sui percorsi lenti, sui percorsi che danno la possibilità di ammirare quello che non si può vedere in macchina, ma che si può benissimo vedere andando a piedi. Grazie. Buonasera a tutti, cercherò insomma di essere breve e non ripetitivo, anche perché insomma dopo due pareri autorevoli come quello del presidente, insomma di due presidenti della società di storia, è un parecchio difficile insomma. Abbiamo questo è un percorso, non quello della Francigena, ma il nostro personalmente, questo percorso di ricerca che è nato più di un anno fa, cioè nel senso queste associazioni, con la sinergia tra queste due associazioni amanti del territorio, abbiamo pensato appunto di stabilire quello che dovesse essere realmente su una base storica, quindi che non sia il percorso ma che sia attualmente congruentemente a quella che è la realtà che viviamo, il percorso migliore, possiamo dire, della Via Francigena. Oggi, dopo più di un anno come detto, finalmente questo percorso che in realtà non si conclude oggi, nel senso che oggi presentiamo questo progetto sperando che possa poi essere accolto anche in virtù con il nostro supporto dalle amministrazioni, per poter cercare
di sviluppare, come diciamo lo fa Stefano, un'idea nuova anche di turismo, che tra l'altro è sempre più emergente, quella che si basa sul cosiddetto digital detox, cioè quasi una disintossicazione dalla digitale, dalle automobili, da quelle che sono le nostre abitudini, che chiaramente all'interno di un percorso del genere che ti riconcilia con la natura, basta uscire insomma da quella porta per poter capire di cosa stiamo parlando, sicuramente è una delle opportunità che maggiormente può cogliere il nostro territorio. Quindi senza andare molto oltre, qui ci sono dei... abbiamo stampato, magari possiamo distribuirli o quantomeno... grazie. No, ci sono le classi. Abbiamo pensato quindi di distribuire, di donare appunto questo percorso, che è il percorso che abbiamo strutturato, abbiamo pensato su una base storica, come dicevo, in relazione anche a quello che è il nostro punto di vista, che abbiamo anche suddiviso in ideologicamente, possiamo dire, in tre parti. Di Sale e Vetri, che se vogliamo metterla appunto veramente dal punto di vista culturale storico, prevede il passaggio diretto, ecco la qui sarebbe questa qui, che praticamente permette appunto, consentirebbe ai pellegrini di poter conoscere e attraversare per esempio meraviglie come Ignazia, o anche non soltanto meraviglie storiche e culturali come Ignazia, ma anche la stessa Sale e Vetri, che è chiaramente lì vicino. Ovviamente il percorso è un percorso indicativo, oggi il turismo, come detto, il percorso viene definito percorso culturale, quindi non un percorso che non sia fatto soltanto la cultura, come detto, è sì storia, ma è anche tutto il resto, anche per esempio cultura enogastronomica, quindi quale punto migliore, per esempio, Sale e Vetri, Torre Cani, ne vedremo a breve gli altri, per poter permettere appunto al territorio di emergere ulteriormente. Chiaramente il secondo tratto diciamo, che va da Sale e Vetri fino a Torre Spaccata è stato uno dei due, possiamo dire, punti sui quali maggiormente c'è stato dibattito e studio, poiché appunto è un percorso chiaramente molto particolare. Andiamo avanti. È un percorso particolare, soprattutto è fatto di notevoli alternative. Un attimo. È fatto di notevoli alternative, e abbiamo pensato appunto che dovesse questo percorso partire, quindi passare dalla strada comunale 31, cioè quella di Borgo Cirasina, Capricella e Torre Spaccata, e qui infatti possiamo vedere un tratto che molti magari riconosceranno, perché spesso è capitato di passeggiare da queste parti, che guardate, abbiamo pensato appunto di farvelo vedere proprio perché sarebbe bellissimo, ad esempio, la domenica passeggiare o fare addirittura un pellegrinaggio passando da scorci veramente così, così belli e suggestivi. E quindi chiaramente tutto ciò per arrivare a passare da un tratto che, oltre ai vini secolari bellissimi che tra l'altro fanno da cornice a tutto il percorso, passa anche dalle masserie. La via delle masserie oggi sono diventate le sole di lusso, ma tra l'altro anche le piste ciclabili passano da questo percorso. E mi riallaccio a ciò che diceva poco fa giustamente Stefano riguardo al fatto che il percorso deve essere anche sicuro, perché chiaramente in mancanza, in attesa soprattutto di uno sviluppo dal punto di vista europeo che possa mettere in sicurezza queste strade, abbiamo dettato come parametro di decisione del nostro percorso anche la percorribilità odierna, cioè un percorso che sia percorribile oggi, sin da questo momento.
Giunti chiaramente a Torre Spaccata, superato l'unico tratto di strada provinciale, che sarebbe la strada provinciale che poi porta da Pezzi di Greco a Torre Canne, quella insomma che percorriamo abitualmente per raggiungere Torre Canne, anche qui c'era un altro elemento di discussione in questo momento per la nostra. Vabbè, questo è il punto di partenza, ce l'abbiamo a breve. Allora, sì, un altro punto di discussione è appunto dopo il tratto di Torre Spaccata. Dopo il tratto di Torre Spaccata c'è la strada di cui parlava poco fa Stefano, che sarebbe appunto la strada comunale 52, vale a dire quella che collega ideologicamente Torre Spaccata a Cisternino. Questa strada però, come potrete vedere, non so se si riesce a vedere, insomma, molto... è una strada che termina esattamente qui con il passaggio della ferrovia, e quindi chiaramente non essendoci una cavalca ferrovia pedonale in questa zona, diventava difficoltoso poter gestire il passaggio dei ipotetici pellegrini. Qual è stata, insomma, le alternative erano o far percorrere i pellegrini il tratto di provinciale, quindi chiaramente la provinciale da Torre Spaccata, che poi si doveva ricongiungere con la strada per Pozzo Faceto, oppure trovare un passaggio che appunto ci permettesse di superare la ferrovia. E potete vederlo qui piccolo, questo passaggio qui è un passaggio pedonale, quindi che risale appunto alla costruzione della ferrovia, che permette, seppur passando da un po' di terra, perché chiaramente si parte dal presupposto che il pellegrino non sia quel tipo di persona che magari se ne fa a percorrere questi 30 metri di terra, che quindi passa di lì e praticamente si ricongiunge con la strada che poi porta a Pozzo Faceto, vale a dire la strada, quella del, per dirla breve, quella del maneggio, insomma, che poi porta a Pozzo Faceto. Esatto, proprio Pozzo Faceto che diventa poi un altro punto fondamentale del passaggio, quindi del percorso della via Francigena, che ci ricongiunge quindi dopo aver superato il Pozzo Faceto con la cosiddetta via delle poste, se non ricordo male, sì, è la cosiddetta strada comunale 30, un'ottava, e strada comunale appunto 30, che è la cosiddetta via anche delle masserie, anche quella è praticamente la via che abbiamo percorso appunto per arrivare fin qui. Un percorso quindi fatto anche in quel tratto di storia e quindi di masserie importantissime come questa, soprattutto di una chiesa, tra l'altro una cornice come questa, quale cornice migliore per poter esporre questo percorso, perché probabilmente questa è una chiesa, se non ricordo mai, del XII secolo, quindi insomma siamo esattamente in piena via Francigena, quindi quando effettivamente la via Francigena era davvero una risorsa. Oggi che significa, perché potrebbe essere una risorsa questo percorso? Chiaramente non soltanto dal punto di vista strettamente economico, e quindi non soltanto quello legato ai fondi europei che prossimamente pare verranno stanziati, ma anche dal punto di vista turistico. Bisogna però diffidare dall'utilizzo, potremmo dire, sbagliato del termine via Francigena, perché nel nostro percorso, sentirete spesso parlare di percorso, ma è un percorso parallelo, cioè quello nostro, quello che abbiamo fatto noi per arrivare ancora ad oggi. Durante quest'anno abbiamo spesso sentito parlare di via Francigena, proprio perché in virtù delle ultime delibere nazionali e europee molti, come dire, hanno fiutato l'affare, perché se ci sono dei fondi di mezzo, chiaramente comincia a diventare interessante anche per tutti quelli che sono imprenditori del settore del turismo. E quindi abbiamo visto per esempio assurdità come vie Francigene che passavano da dietro Cisternino. Insomma, è chiaro che la nostra, non è il nostro tratto, è quello che parte del territorio di Fasano, che parte quindi da dove finisce il comune di Monopoli fino a dove comincia il comune di Ostuni, però chiaramente si basa su un'attenta analisi storica, quindi è bene che rimanga tale e che soprattutto ci sia un utilizzo, come dire, ponderato del termine via Francigena. Chiaramente in futuro speriamo che possa essere un punto di inizio questo evento e questo percorso, che vi invito chiaramente a tenere e a consultare nei prossimi giorni, perché ne parlavamo poco fa. L'idea è anche quella di promuovere degli eventi proprio in luogo, cioè degli eventi
progetti sulla via Francigena, sperando chiaramente che in futuro si possa parlare di una via Francigena sicura e dell'ennesima risorsa turistica e non che il nostro territorio magnifico ci ha regalato ancora una volta. Grazie. Ringraziare tutti, se c'è qualche spunto da voler approfondire siamo tranquillamente pronti ad ascoltare, perché come avete sentito nulla è segnato, è una traccia sottoposta ad un'analisi che può essere più ampia per raggiungere un risultato che può essere un risultato più interessante. Questo è il nostro intento e ci auguriamo che possa essere da tutti voi e anche da altri. Se ci sono degli interventi, mi fa piacere ascoltare. Abbastanza insolita. Cioè, ero alla cripta di San Biagio, in territorio di Oria, se non sbaglio, con una autorevole collega, Maria Rosaria Cipparrone, e ci imbattiamo in due viandanti, una coppia praticamente olandese, attorno alla cinquantina, con zaino di spalla, chiedeva informazioni. Ora, il disagio di due persone datate come noi era il fatto della comunicazione verbale, perché insomma, il francese va bene, ma l'inglese è molto male. Riusciamo a capire che questi erano partiti dall'Olanda a piedi per percorrere la via Francigena passando per la cripta di San Biagio. E questa è una cosa che ci ha molto stupito appunto, perché evidentemente è un turismo, cioè una forma di turismo, un pellegrinaggio moderno che ancora ha il suo appiglio. Cioè c'è gente che si mette in cammino come per il cammino di Santiago de Compostela per fare il pellegrinaggio. Quindi voglio dire, è una cosa molto bella, molto interessante, l'iniziativa è estremamente valida, dobbiamo lavorare. Con questa intesa di dover lavorare, di dover camminare, ci diciamo, invitiamo a un altro incontro che sicuramente prima dell'autunno continueremo a fare qualcosa. Faremo ricevimento sul territorio, vedendo proprio di poter. Come ha capito via Frigento? Cosa abbiamo finito? Come sarebbe? Non ho intenzione di parlare, assolutamente. Però dal 10 settembre al 23 di ottobre, qualcuno di voi forse sa che io sono immerso da 3 anni in un corridoio culturale con l'America Latina. E quindi la stazione di si ospiterà gratuitamente. Non solo la stanza, ospiterà per 60 giorni dei gruppi di argentini che sono veramente di origine italiana, che vengono a frequentare le scuole di italiano a Bari, a Pescara, eccetera. Quindi, che sono molto interessati a questa lentezza, diceva Stefano, a questa lentezza, allo slow, insomma, un po' famoso. Per cui, se vogliamo organizzare un incontro di sensibilizzazione e di chiarezza, ecco, cioè sulla topografia dei luoghi con l'intento, con quello che è stato sino a settembre, quello che potrà essere da settembre alla fine dell'anno, all'anno nuovo, vi propongo di farlo alla stanza o dove volete voi, con un uditorio misto, se la gente può anche conoscere. Tanto parlano tutti primo, secondo e terzo livello, ma vi capiscono tutti dal castigliano, diciamo. Si può scambiare mail, eccetera. Con queste forme, quindi possiamo fare un'organizzazione, una sola speranza, avete detto lui che è più giovane, quando ci sono i soldi allora non ci sono molti. Non vorrei che questa coperta venisse tirata di qua e di là inventandosi dei percorsi troppo collinari o troppo marini, che nulla hanno a che fare, ma che hanno a che fare con le partite catastali e con le valorizzazioni delle proprietà, insomma, mantenersi in un ambito strettamente culturale, folkloristico, paesaggistico e tutto il resto. Proposta.
questo è il giusto. Dunque, stiamo per concludere, vi dico una cosa che penso sia importante, che il nostro intento è quello di avere una condivisione sul percorso. Il percorso che abbiamo fatto è un percorso che ha delle basi storiche, le analisi sono state fatte su analisi storiche, però chiaramente poi ci sono stati degli adattamenti perché il percorso nel corso dei secoli è cambiato, le strade sono state modificate, c'è la ferrovia, ci sono le superstrade, ci sono tante cose che sono cambiate, però l'orientamento è di mantenere un percorso molto più vicino a quello che era quella di un tempo, e a noi non interessano le speculazioni, noi stiamo facendo un discorso che è solo culturale e continueremo su questa strada. A proposito di un impegno culturale, domani pomeriggio qui ci sarà una visita guidata su questa struttura, su questa masseria, con tutti i connessi, me ne ha parlato la dottoressa Tanzarella, domani pomeriggio dalle 17 più o meno, però chi vorrà partecipare si deve lasciare diciamo la prenotazione, perché bisogna organizzarsi, non si possono fare cose. Siccome i numeri li trovate su dei libri che abbiamo lasciato sul tavolo dietro, potete telefonare per prendere appuntamento e determinare così la prenotazione. Concludendo, volevo ringraziarvi di cuore perché era una giornata di festa, i nostri venerdì culturali, era il 2, era anche venerdì, era festa, però penso che visitare questa struttura, visitare questo gioiello, penso che ci abbia fatto bene. Grazie a tutti.